sana sanità, un simpatico ritorno, 30 minuti con due clown che fanno parte di associazione Vipe Camuggi Levante Ligure Onlus. Onlus. Anche adesso ODV perché abbiamo cambiato. Viviamo in positivo. Viviamo in positivo. Vipe, sì. Scopi dell'associazione. Beh, l'associazione, come tutti pensano, nasce per portare un po' di allegria negli ospedali dai bambini. In realtà... Senta un po' una cosa, ma io vedo lì che lei ha un coperchio di water. Una collana. Io ci metterei un bel biglietto. Sì? E direi... Accetto suggerimento. Siccome questo loco si chiama Gabi Netto, sì? È vostro dovere tenerlo sempre netto. Ah, va bene. Se glielo scriva che... Sì. Va bene. Poi le spiego perché ce l'ho. Vado avanti. Allora, dicevo, tutti pensano che i clown di corsia, i clown ospedalieri, nascono per il discorso dei gaslini, dei bambini e tutto questo. In realtà noi, diciamo, siamo un'associazione. Sì, abbiamo fatto il Gaslini, siamo nati tutti a Genova attraverso un'altra associazione che si chiama Fagiassi, io porto sempre anche la loro scritta, siamo cugini e quindi siamo parenti. Però noi, come tutti gli altri, facciamo anche varie attività. Andiamo nelle RSA, andiamo nelle ANFAS, anzi saluto la Egle dell'ANFAS qua di Chiavari, facciamo anche tutti i percorsi nelle scuole. Diciamo dove c'è un bisogno di portare il vivere in positivo, da lì il nostro VIP, noi ci bene, siamo, chi bene, ci chiama? Bene. I vostri nomi d'arte, lei com'è, il suo nome com'è? Io mi chiamo Mamma Chef. Mamma? Chef. Chef K. Vedi? Mamma Vai. Chef, sì. O cuoco. Sì. E lei? Io mi chiamo Volpone. Volpone, ecco, volpone, volpe, diciamo. Ma mi spieghi un po', che io nella mia vita ho sempre pensato, ma volpe è femmina. Sì. È per dire il volpe, come volpone, vabbè, è uno grosso, una volpe grossa, ma un volpe maschio normale, come lo chiamiamo? Un volpe? Comunque Volpone, c'è stato anche un famoso film che è stato girato tra l'altro a Santa Margherita. Ah sì? Sì. Ah, era un film umoristico, molto bello. Sentite, far ridere è una cosa seria, ma esatto. Anche ridere può essere una cosa seria, no? Sì. Provi un po' a ridere seriamente lei. Se vuole io rido, mi sì, riesce benissimo. Ma seriamente, è una cosa seria. Rida un po'. Non è ridere non è quello lì. È meglio ridere. Questo sì. Il signore come ride. Ma non me la stia raccontare. Perché se no lo pigliamo noi più. ma mi fate ridere, ma raccontare. Vabbè, ridere seriamente. Ridere seriamente. La vostra vocazione com'è nata? La mia vocazione? Sì. Non di chef, la vocazione di... Certo, di clown. Io ho incontrato per caso, per puro caso, una locandina come quella che ha davanti lei, un giorno, una mattina in un bar, a Sestri Levante, sul bancone di un bar. Oh. L'ho guardata velocemente... E poi la fretta, l'ho lasciata lì e me ne sono andata. E ho riflettuto però un attimo su questa cosa, ma ero... Senta, buona una cosa, scusi se la interrompo, ma con i capelli così lunghi, cos'è, una parrucca? Cosa no, porta? No, sono i miei, Va bene. Sono i miei. No, sono un po' incolti, ma insomma... Meriterebbero una strigliata, va bene. Continui. E allora? Sono clown. E allora poi è passato del tempo, ho pensato a questa cosa ma ho lasciato anche perdere perché non era il momento giusto per me quello. A differenza di molto tempo, un giorno sfogliando Facebook, che come lei sa è questo tutti hanno un Facebook, social. Esattamente un social, ho ritrovato la pagina di Vipe Camuggi
che proponeva il corso base. A quel punto ho pensato che quello era il mio momento. Ho capito. Era passato del tempo, ed era arrivato il tempo. E poi ha incontrato questo signore. E poi ho incontrato Volpone, certo che sì. E questo signore è un po' un trascinatore, no? Assolutamente, è stato anche sì. Uno dei miei trascinatori. Sì, e guardi che farfallina, che farfalla che ha. Trascina, sì. Ma dove avete imparato? C'è una scuola per fare, sì. Per diventare clown? Cosa si può fare? Allora, anzi, la ringrazio della domanda, perché questo mi permette di dire che noi tra pochi, il 18, 19 e 20 di marzo, faremo il nuovo corso clown. Oh. Quindi le spiego cosa vuol dire fare il corso clown. Quindi vuol dire che coloro che sono interessati, che guardano la trasmissione e volessero cimentarsi nel fare il clown, ci contattano su VIP Camuggi e poi se lo dicono a me vi metto in contatto, ci mette in contatti, noi facciamo un pre-colloquio conoscitivo, gli spieghiamo tutte le cose e poi possono partecipare a questo corso che, ripeto, 18, 19 e 20 di marzo. In questo corso vengono dei clown dell'associazione esperti nella formazione e ci fanno una preparazione che dura dal venerdì sera tutto il sabato e tutta la domenica mattina. Quindi allora fate una scorpacciata scorpacciata. Questo perché noi siamo oltre 70 VIP in tutta Italia, si vuole avere una formazione univoca per tutti quanti e sapere come ti devi comportare dove c'è del dolore. E senta un po', è la vostra sede? La nostra sede è a Chiavari, in casa mia, perché comunicare un indirizzo all'ufficio delle entrate, perché noi siamo anche diciamo parte del terzo settore, abbiamo il nostro codice fiscale, abbiamo da comunicare la sede. E perché qualcuno quindi, ma volesse... non avevate altre sedi, eravate di qui un giorno da una parte, eravate erranti, il discorso è diverso, cioè nel senso, io pensavo che lei mi dicesse la sede fiscale, no la sede invece la sede dove ci alleniamo, perché esatto. Dopo il corso sì, è questo. Dopo il corso noi tutte le settimane, almeno 3 volte al mese, ci incontriamo e continuiamo la preparazione. E siamo un po' erranti, come giustamente dice lei. Ci siamo allenati per tanti anni nella parrocchia di Don Stefano e Don Federico, Corso Genova. Poi in questo momento comunque ci alleniamo nella parrocchia di Santa Maria a Rapallo. Ah. E chi è che tira le file qui? Siete tutti... Le file nel senso, cioè abbiamo i nostri trainer che sono degli esperti nel fare la formazione e ci intrattengono in queste attività che sono un po' serie e un pochettino anche divertenti, per avere un po' un'amalgama, perché è importante che il clown vada d'accordo tra di noi, siamo una famiglia, noi certo. Andiamo molto d'accordo tra di noi, mancherebbe. Perché tutto questo lo trasferisci con felicità in una stanza quando tu vai a fare servizio. Certamente. La regola fondamentale del clown qual è? Ce ne sono più di una di regole fondamentali. Quella che bisogna rispettare comunque. Bisogna rispettare comunque sempre gli altri. E quindi significa i nostri compagni di servizio, che sono i nostri compagni clown che ci accompagnano a servizio. Bisogna rispettare assolutamente tutte le persone che si trovano dietro la stanza. Quando noi entriamo in una stanza di un ospedale non sappiamo mai cosa troviamo dietro. Quindi tutto quello che è dietro la stanza va rispettato in tutti i sensi, vanno rispettati i tempi e gli spazi di tutte le persone che si incontrano. Senta, vi definite un insieme di colori che si uniscono. Ho letto questa definizione da qualche parte. Beh, noi siamo anche molto colorati e come vede anche il nostro camice nazionale. È una definizione colorato. Poetica questa, Sì. Fare il clown è un poeta della risata. Faccia un po' il poeta lei. Il poeta della risata? È il poeta, faccia un po' il poeta. Il poeta declama, il poeta recita, reciti un po'. Allora io le posso dire che una cosa che mi diceva sempre un mio zio. La vispa Teresa. Là sull'erbetta, ma noi poi ce la inventiamo, sì. Stava rincorrendo una capretta. No, era la farfalletta quella lì. Ma noi ci siamo clown, noi mettiamo la capretta.
L'ha vista Teresa tra l'erbetta. Rincorreva la capretta. Ah, sì, sì. Ma sia più linfatico. Linfatico mi piace quella parola. Sì, sia un po' linfatico lei. Non empatico? Vediamo un po' se ho detto giusto. No, enfatico. Sia un po' più enfatico. La vispa, prendasi, dia il poeta. Nel senso di dire, allora, se vuole noi le facciamo anche uno show, se ci dà lo spazio. Certo. Perché noi, allora, deve anche capire che noi siamo, oltre che clown di parole, di gesti e di sorrisi, perché adesso i sorrisi non si vedono perché abbiamo la mascherina, no? Però noi abbiamo forse, anche... Forse avrà la dentiera lei, alla sono... sua età forse... io ci scommetto che ce l'ha. No, no. Una capsula sì. Perché sento fischiare, chi ha la dentiera delle volte fischia. Le do un'idea, Mordini. Allora, noi, oltre a essere clown, siamo anche persone che il fatto di essere così capaci di vivere tra di noi, se lei ci dà la possibilità, non so se abbiamo un attimo di tempo, glielo dimostriamo in un attimo, facendo un giochettino, se ci permette. Sì. Lei lo conosce il bim bum ba? Bim bum ba, sto capisce da calà. Esatto, e butta, con una mano butta una cifra. Sì, è la morra. Il clown, il clown rimane qua. Se lei mi nasconde un attimo lì dietro, io senza vedere nascosto dietro indovino le vostre cifre. Ma siamo legati, chi gaffemmo non ce la facciamo. Riesco ad andare lì dietro? No, non la facciamo, siamo legati. Ce la fa? Sì, sì. Un attimino, ci mettiamo un attimo. Allora. Sì, allora mi dica cosa dobbiamo fare. Allora, fate bim bum ba. Io non guardo, sono qua dietro. Io e lei, Mordini, facciamo bim bum ba. Sì, e poi? Poi, lei dice la somma dei numeri che abbiamo buttato giù io e lei e Volpone, da dietro, riuscirà a indovinare chi ha buttato un numero piuttosto che l'altro. Pronti? Pronti! Ci siamo, Mordini? B, boom, ba. Quant'è la somma, Mordini? 4. Allora, il signor Mordini ha 2 e il clown mamma chef 2. Questa era facile. Avete la telecamera, dai. No, rifacciamo. No. Riprovate. Riproviamo, pronto? Dai. Bim, bum, ba. Quant'è il totale? 7. 7. Allora, il signor Mordini 5 e il clown mamma chef 2. Questa è magia, eh. Dai, l'ultimo, dai. L'ultimo non ce la fa più. Pronti? Sì, ma cambi un po' il numero lei. Sì, sì. No, non metta sempre 2. No, sì, non c'entra. Non pronto? C'entra. Bim, bum, ba. Quant'è il totale? 8. Allora, il clown 5 e Mordini 3. Basta. Bella. Complimenti. Le ho dato una dimostrazione che non siamo solo capelli. Siamo anche testa. Mi avete distrutto, via. Va bene. Grazie. Ma allora, in realtà, chi siete voi? Noi siamo persone che nella vita facciamo, io faccio il pensionato, l'altro fa il lavoro, però siamo appassionati di portare un sorriso laddove è difficile in quel momento ridere. Noi non ci interessiamo della malattia perché purtroppo non è il nostro compito. Il nostro compito è entrare in una stanza, ci mettiamo la maschera, che è la maschera più importante del mondo, non siamo più Massimo, in quel momento divento Volpone, e a quel punto cerco di strappare, certe volte è veramente la parola esatta, un sorriso, ed è la nostra ricompensa. Quando noi riusciamo a strappare un sorriso un momento in cui certe volte entriamo nelle stanze e dice cosa volete? Ci prendo non apprezzo, male. Non apprezzo. Lì ti impegni ancora di più perché lei, poi capiscono e il sorriso è la nostra paghetta e andiamo in un'altra stanza. Mi metto anch'io il naso perché me l'avete regalato l'ultima volta, sì. 3 anni fa, quando sì, è stato. 3 anni fa, sì. 3 anni fa, va bene. Speriamo lì, guarda come sta bene. Possa tenerlo. Allora, un po' di trucco e naso rosso sono strumenti formidabili. Esatto. Senza di questi come si farebbe? Bisognerebbe inventarsi qualche cos'altro.
Beh, insomma, voglio dire, quando le persone ci metti della bontà d'animo e della volontà per fare tutto quello che può servire ad aiutare una persona, secondo me qualsiasi strumento poi può andare bene. Poi noi facciamo così, ci agghindiamo, perché lei mi diceva questa qua, ma questa serve in seconda dei casi, perché, sicuramente, come dire, i bambini quando ti vedono già arrivare con questa si lasciano già andare e ti dicono: perché c'ha l'asse del cesso? Sì, sì, e sì, quindi sì, già si sciolgono. Poi per altre persone, non so, certe volte io vado con lo scolapasta in testa, abbiamo tante piccole cose, piccoli strumenti. Poi in genere noi giochiamo anche con quello che troviamo nella stanza. La terapia della risata, parliamo un po' più seriamente, la terapia della risata, i benefici, influisce positivamente sul sistema immunitario. Certo. Lo vedete voi anche sulle cure, i vostri interventi sono delle volte essenziali per certe cose, influisce sulla mente, influisce sull'ansia, anche sul dolore, dicono che fa un po' d'anestesia anche questa. Ecco, avete avuto di queste esperienze, specialmente negli ospedali pediatrici? Dunque, io le posso dire che, allora, la cosa che ci fa molto piacere quando in un reparto poi si viene a sapere il giorno dopo, perché magari sentiamo che, diciamo, le infermiere e tutti ci dicono: si vede che siete passati, perché oggi siamo andati a lavorare, erano tutta, sì, un'altra cosa le persone, e questa è un'altra nostra caramella. Intrattenere è un'arte, quindi, eh? Quando la risata è miracolo e fa dimenticare la realtà, lei l'ha detto prima. Quando la paura si trasforma in coraggio, riuscite a fare questi miracoli voi? Mi riferiscono che tante volte i bambini impauriti arrivate voi e cambia tutto. Quindi quando bisogna adeguarsi alla platea. Sempre. Si adegui un po' alla platea, lei. Sempre ci adeguiamo, dipende proprio da chi abbiamo davanti. Sì, ma si prova un po' ad adeguarsi. In questo momento? Sì, si adegui un po', si metta un po' bene. Si adegui alla platea. Mi scusi, mi pettinerò la prossima volta. Si metta un po'. Ecco, brava, così. Sì. Ci adeguiamo sempre alla platea. Brava. Sono abbastanza elegante? Sì, molto bene. Grazie. Molto bene, anche prosperoso. Insomma. Vabbè. Allora c'è la strappadella risata. Stasera sì. Mi fa appannare anche gli occhiali. Sentite, come siete accolti dal personale sanitario negli ospedali? No, loro sanno l'importanza del nostro momento. Non è una cura medica, ma è una cura dello spirito, e quindi, come vi dicevo prima, il fatto che poi riscontrano che i loro pazienti hanno avuto un beneficio, quindi noi facciamo parte di una certa terapia. Senta un po', guardavo i suoi capelli, io le potrei dare l'indirizzo di un bel barbiere, il mio barbiere... E oggi sono ordinato. Darebbe una bella sforbiciatina. Quando vuole sono a disposizione. Ben accetto, come sempre, i suoi consigli. Senta, quando il malato rifiuta il vostro intervento, vedete, come siete, che cosa fate voi altri? Noi abbiamo imparato anche ad accettare il no. A prendere il rifiuto del paziente, certo, del malato, certo, della persona anziana, di chi ci troviamo davanti, perché, sì, può succedere. Non ci offendiamo mai. No. Perché sappiamo, perché il malato deve capire una cosa, che allora al medico deve dire sì, all'infermiere deve dire sì, deve dire tutti sì. Arriviamo noi, siamo gli unici ai quali può dire no. Senta un po', se vi dico spentaggi, voi cosa mi dite? Spentaggi.
Ma io sì, noi spendiamo abbastanza. No. Spentaggi. Io spendo, vado, cioè, dov'è che ce l'ho i soldi? No, è lo spaventapasseri in genovese. Non lo sapevo. Spentaggio. Non lo sapevo. Era per dire che ogni parola... Parchi un po' queste cose. Non si sa più il dialetto, miseria. Non si sa più che cosa rispondere. Questa è una pecca, però ci sono dei liguri. Noi abbiamo anche un nostro libricino che ci facciamo di canzoni di una volta. Perché quando andiamo a trovare i nonnini, la canzone ai nonnini che gli ricorda grazie dei fiori, fra tutti quanti li ho riconosciuti. E tutte queste canzoncine, e ci sono anche delle parole in genovese che spendaggi ce l'aggiungeremo, perché a tante nonnine e a tanti nonnini parlargli un po' di ligure che tanti non sanno, certo, gli fa piacere. Senta, fantasia e immaginazione si comprano? No, non si comprano, la fantasia e l'immaginazione ce l'abbiamo tutti, tutto sta riuscire a trovarla, andare dentro ognuno di noi, aprire questo cassettino che è chiuso da tanto tempo e tirare fuori tutta la nostra fantasia e l'immaginazione. Sentite, c'è un limite all'umorismo? Beh, insomma, dice l'educazione e la decenza. Se mi permette di dire una cosa, perché non so quanto tempo abbiamo, quando io ho detto se ci chiamiamo VIP Camuggi le Dante Ligure, volevo solamente spiegare che Camuggi non ha a che fare con la città di Camogli, perché magari uno può pensare che siamo un'associazione di Camogli. No, Camuggi era un clown di una certa età che è mancato, e quando abbiamo deciso da Genova di venire a aprire, lui ci teneva che la facessimo nel Levante, lui abitava a Rapallo, e allora l'abbiamo intestata a lui. Capire quando è il momento di smettere è molto importante, ed è un bel gioco, dura poco. Un bel gioco dura poco, come questa trasmissione. È già finita. Noi abbiamo terminato. Sono passati 30 minuti, 30 cari minuti. Ragazzi. La tirata alla lunga. Camuggi, non Camuggi. È lì che siamo arrivati in fondo. È stato bellissimo. Le do l'appuntamento l'anno prossimo. Volentierissimo. Saluto lei e tutti allora, gli spettatori. Io ringrazio la... non ricordo chef. Il nome. Mamma Chef, sì. E il signor Volpone. Volpone. Quindi non c'è nemmeno bisogno di tirargli sulla coda, perché il Volpone è maschile e va bene. Grazie tante. Ringrazio come voi telespettatori, ringrazio il signor, il nostro Gregori Ezechieli, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Buonasera a tutti. Grazie. Grazie tante.